Ciao a tutti e bentornati su un nuovo video di Emilia Builder. Come vedete, il menu del giorno prevede, il menu del giorno questa volta prevede la recensione di una bella box che monta un bel circuito di Evolve, il circuito DNA 250C con la funzione replay. Di conseguenza, oggi non ci dilungheremo tanto nel farvi vedere come funziona il DNA, ma cercheremo di concentrarci più che altro sulla funzione replay, facendovi vedere comunque una gran bella box, cioè la Lost Vape Paranormal. Beccatevi il video. Ah, dimenticavo, nel video abbiamo tralasciato di dire che questa box spinge a 200 watt. Il DNA 250C però può spingere a molti più watt. Infatti, se le batterie saranno 3, potrà spingere a 300. Se le batterie saranno 4, potrà spingere a 400 watt. In questo caso la Paranormal però ha due batterie, dunque avremo 200 watt. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi, buonasera, ancora in notturna, buonasera. buonasera in notturna. Questa volta da casa del ratto ne manca uno e cercheremo di. Cosa facciamo, ratto, Faccia lo stasera? stesso, Cosa facciamo? una bella box stasera. Stasera la Paranormal DNA 250C con la funzione replay. Ragazzi, faremo vedere un po' da vicino la box, che è bella, ragazzi, è una bella box. E poi vabbè, faremo vedere qualcosa del circuito DNA 250, che poi è molto simile al 75C, questi nuovi circuiti a colori di Evolve. E poi guarderemo un po' come funziona Questa funzione la replay. funzione replay. Di conseguenza, come Vi sempre, lasciamo la recensione. beccatevi la recensione, ok? A dopo, ciao ragazzi! Come abbiamo detto, oggi parleremo della Lost Vape Paranormal DNA 250C prodotta da appunto Lost Vape. Sito di riferimento lostvape.com. Insomma, ragazzi, andate sul sito, la prima pagina parla della Paranormal. Scatola della Paranormal, questo cubotto di cartone avviluppato in questa copertura di carta. Sul fronte troviamo la fotografia delle due Paranormal. Sotto troviamo le principali caratteristiche tecniche della box, sui fianchi marcatura Evolve e, togliendo appunto questa copertura, arriviamo al cofanetto della Paranormal. Sembra, ragazzi, un cofanetto di orologi, molto elegante, in cartone, questo similpelle marchiato Paranormal. Aprendo il cofanetto, ecco qua, ragazzi, è vuoto. No, ragazzi, aprendo il cofanetto troviamo dentro alcune cose. Troviamo dentro il certificato di autenticità, ok? Che tutti compilano religiosamente, eccetera. Troviamo dentro un bel manuale di istruzioni, molto scarno in inglese. Insomma, in questo manuale non vi spiegano come funziona il DNA, spiegano alcune cose della box, ma poi, ragazzi, gran parte delle cose, insomma, col DNA uno impara usandolo, eccetera. Manuale molto scarno, solo in inglese. E poi troviamo dentro questa scatoletta di cartone. La scatoletta di cartone a sua volta contiene il classico cavetto USB micro USB, contiene un altro cavetto che trasforma in pratica la box in una power bank, cioè in pratica potete ricaricare il vostro telefonino attraverso la box. E poi troviamo questa ventosina. La ventosina cosa serve? Serve per cambiare i fianchetti della box. In ogni box vi arrivano due fianchetti di scorta che, insomma, voi potete cambiare attraverso questa ventosina i fianchetti della box. Ragazzi, oh, io sarà che sono sfigato, a me è arrivata la box, pronti via i due fianchetti che erano montati di default, cioè questi, uno dei due ballava. Dunque, ho montato gli altri due sostitutivi che comunque ci stanno anche bene. Ma ragazzi, dentro la scatola c'è anche la box. Di conseguenza, adesso guardiamo la box un po' più da vicino. Ragazzi, insomma, inutile dire, Lost Vape non la scopriamo certo qua. È una bella box, insomma, da vedere, è una bella box. Cosa che mi ero dimenticato di dire prima, sulla scatola troviamo gli adesivini che identificano il colore della box. Allora, questa è classificata come una Gunmetal Black Red Kevlar. Allora, la prima dicitura Gunmetal si riferisce al frame. L'altra dicitura, Black Red, è sempre questa dicitura, cioè questa sequenza di nomi appunto identifica queste cose. La prima cosa, il frame. La seconda cosa, l'impugnatura. La terza dicitura identifica i fianchetti intercambiabili della box.
come ho detto prima, purtroppo il mio fianchetto ballava, ragazzi, io non so cosa dirvi, una box da 200, da 150 euro purtroppo, insomma, qualche piccolo difetto a volte ce l'ha, ragazzi, vedete voi, fatevele provare, fatevele vedere, un fianchetto dei due per me ballava e l'ho cambiato con quelli in dotazione, che appunto quelli in dotazione erano questi due sportellini, sportellini di legno. Per cambiare gli sportelli, come ho detto prima, ragazzi, niente di più facile, vi danno la ventosina, applicate la ventosina e tiratevi il fianchetto. Come vedete, i fianchetti sono tenuti da questa, da questo magnete che aggrappa in questa zona qua sotto la plastica della box. Particolare che i fianchetti non sono intercambiabili, cioè voi non potete scambiare un fianchetto con un altro, il senso è obbligatorio e insomma, ragazzi, la combinazione comunque anche con i fianchetti di ricambio è bellissima. Noi vediamo qua il frame che sembra quasi palladiato con questo inserto qua sotto la tazza 510, è un qualcosa veramente di ricercato e insomma che sta bene. Diamo una rapida pesata alla box. La box da vuota pesa all'incirca 202 grammi con due belle batterie 18650, arriva a circa 290 rotti grammi, con un bel dripperone sopra arriviamo a 340 grammi. Non è propriamente uno dei device più leggeri che abbiamo visto, ma chi si orienta verso questo genere di box non è che diciamo che insomma il peso sia una delle cose principali. Inquadriamo velocemente la box dalla parte alta, notiamo subito il marchio Paranormal sul frame. Qua in alto notiamo una tazza da 20 mm con tre viti, tazza leggermente sporgente dal fondo del frame. Ragazzi, questa qua va a gusti. Io preferirei avere una tazza completamente flat sul frame e magari con rischio un po' di rigare qua il frame. Qua volutamente hanno tenuto rialzata la tazza di qualche decimo di millimetro, però poi dopo guardando da di fianco insomma non vedete l'atomizzatore perfettamente piatto sul frame. Ragazzi, questi qua sono gusti, io avrei preferito una tazza piatta, tazza piatta come ho detto da 20 mm con un bel pin flottante con una discreta corsa. Altra caratteristica della box, come ho detto, la box, prima non l'ho detto, misura 92 cm in altezza per 56 cm in larghezza per 28 mm qua di spessore. Chiaramente i 28 mm sono riferiti a questa zona qua. Qua in pratica vediamo che appunto il frame si allarga appunto per riuscire a portare agevolmente atomizzatori da 28 mm. Guardiamo un attimo la parte bassa della box, marchiatura Lost Vape, simboli CE smaltimento, apertura della box che bisogna in pratica slidare verso di qua, l'apertura senza batterie sembra tutta un po' molle, poi una volta che metteremo dentro la batteria l'assieme risulterà molto più stabile. Aprendo, apertura a molla, vediamo qua vediamo i due pin più e meno con l'orientamento delle batterie, qua praticamente queste due placchette di metallo che trasportano appunto dai pin la corrente che viene poi ripresa da questi due pin molleggiati che appunto portano poi la corrente al circuito. In fondo, non so se si vede, due grossi pin sempre marchiati con i simboli dell'orientamento della batteria, due pin questa volta a molla, cioè questi qua non sono a molla, sono molleggiati quelli sotto. Niente, insomma, adesso abbiamo visto un po' la box da vicino, diamo un rapido sguardo al display. Rapida occhiatina al display, noi non siamo qua a spiegarvi il DNA 250C, cioè insomma online troverete tantissimi altri tutorial. Diamo una rapida occhiata al menu. Qua davanti troviamo i tasti della box, tasto fire, tasto più, tasto meno e diciamo così il tasto menu tipico dei DNA a colore. Ok, una volta che mettiamo dentro le batterie la box si presenta così spenta, clicchiamo il tasto fire, ecco qua noi dovremo fare 5 clic per accedere al menu e qua ci troviamo nel menu tipico, non di quelli alternativi che potete scaricare qua. Questo qua è il menu tipico di Evolve, come esce il circuito di Evolve. Noi vediamo qua
resistenza, batteria, percentuale della batteria, poi vediamo watt, che è la modalità di svapo, il wattaggio e il setting. Con i tasti più e meno evidenziamo le cose che noi possiamo cambiare. Andando a evidenziare i watt, poi confermiamo col tasto menu, possiamo abbassare o alzare i watt. Una volta trovato il wattaggio ideale, confermiamo. Poi, andando in watt, confermando, abbiamo tutte le varie modalità di svapo: stainless steel, 316, titanio, nickel, il boost, i watt, eccetera. Torniamo in watt, confermiamo, e qua sotto abbiamo la modalità, avevo detto qua, nei watt possiamo modificare i watt, ma se siamo in uno dei tanti controlli di temperatura, ok, noi avremo una voce in più, potremo modificare i watt o potremo modificare la temperatura. Adesso torniamo in watt, ok, torniamo in watt. Qua sotto abbiamo setting, entrando nel menu del setting troviamo questo menu. Atomize è un menu molto importante che ci consente appunto di vedere gli ohm della resistenza, consente di misurarli ancora, consente di vedere il wattaggio selezionato per quella modalità di svapo e poi sotto consente di settare o meno il boost. Il boost, questa è una nuova feature del DNA colori, DNA 75C o 250C, noi possiamo andare a selezionare se vogliamo o meno il boost, ok? E poi possiamo andare a dire di quanto dovrà essere il nostro boost. Cioè, Evolve ci dice che noi potremo dare un valore da 1 a 11 della potenza del boost. Qua, tasto back per tornare indietro, poi path info, qua abbiamo tutto il grafico che riguarda i path fatti, ok? Qua, selezionando questo, potremo andare a dire quello che vogliamo registrare o meno, ok? E qua, diagnostica, abbiamo diciamo così, un riassunto di come sta lavorando la nostra box, la temperatura del chip, eccetera. Insomma, poi qua sono tutte cose che uno, andandosi a studiare Skype, può capire meglio. Ok? System, possiamo andare a selezionare la brillantezza dello schermo, possiamo andare a selezionare la data, possiamo selezionare l'ora, possiamo selezionare i gradi Celsius o Fahrenheit e possiamo andare a vedere delle informazioni generali del chip, eccetera. Adesso, ragazzi, come abbiamo detto, non stiamo qua a spiegarvi a fondo il DNA 250, cerchiamo di capire cos'è questa benedetta funzione replay. Per capire la funzione replay ci mettono questo tagliandino dentro la scatola, prima non l'abbiamo fatto vedere, ma esiste anche il famigerato tagliandino che ci spiega un po' la funzione replay. La funzione replay, leggiamo qua, che in pratica ci fa capire, non è proprio un controllo di temperatura, è una funzione intesa per ottenere sempre un flavor ottimale, per cercare di avere sempre un tiro, un puff perfetto, ok? Come dobbiamo fare per utilizzare la funzione replay? Andiamo nel menu replay, che è uno delle varie modalità di svapo della box, cominciamo a svapare, impostiamo i nostri watt, cominciamo a svapare finché non troviamo il tiro perfetto, ad ogni tiro la box ci chiederà di salvare il puff, nel momento in cui troviamo il nostro tiro perfetto, salviamo e la box cercherà sempre di riprodurci il tiro perfetto. Con che materiali possiamo utilizzare la funzione replay? Ragazzi, qua la magia non c'è, devono essere comunque materiali adatti per un controllo di temperatura, cioè Ni200, acciaio, titanio o nife, oppure una combinazione di questi materiali, oppure, qua ci dicono, questo noi non l'abbiamo testato, una combinazione tra uno di questi materiali e un materiale che non è adatto per il controllo di temperatura, cioè potremmo teoricamente fare una coil mista tra nickel cromo e stainless steel. Ok? Ragazzi, io dico la verità, serve sto... Funziona, sì, funziona, l'abbiamo provato, poi ve lo faremo vedere, funziona.
Serve, ma secondo me serve soprattutto per chi ha le prime armi o per chi, per chi magari uno ha paura che un tank gli vada in secca, con questo il tank non andrà mai in secca, però non lo so, per lo svapo che facciamo noi in dripping poi vedremo, secondo me serve fino a un certo punto, comunque funzionare funziona. Cerchiamo di settare sto benedetta funzione replay, siamo in VAT, selezioniamo una modalità di svapo, cicliamo tra tutte le modalità, troviamo replay. A questo punto abbiamo montato il nostro dripperone, tutte le volte, vabbè, qua ragazzi possiamo settare il wattaggio al wattaggio che noi vogliamo, cioè questa è una modalità, noi non dobbiamo entrare in un controllo di temperatura, entriamo nella modalità replay e cominciamo a svapare, troviamo il wattaggio che ci piace, ok, confermiamo il wattaggio e poi cominciamo a svapare. Tutte le volte che noi svapiamo lui ti dice di, se volete o meno, salvare l'ultimo puff eseguito. Nel momento in cui il puff ti aggrada, a questo punto sei puff. A questo punto entriamo subito nella modalità replay e lui cercherà sempre di ridarci lo stesso puff che noi abbiamo fatto. Ragazzi, come ho detto, non c'è magia. Cioè non è che andremo avanti a svapare sempre allo stesso modo. Man mano che il cotone si asciugherà, noi sentiremo un calo della potenza, però comunque la steccata viene eliminata e ragazzi veramente riusciamo ad arrivare a cotone asciuttissimo. Bene, ecco, siamo qua. Tornati. Allora, la recensione, la recensione l'avete vista e di conseguenza la prova di svapo avete visto come abbiamo montato una bid, fatta in acciaio, una fusa, tre cuori in acciaio e insomma abbiamo tenuto le spire un po' divise, ho provato, funziona anche con le spire unite, comunque abbiamo diviso un po' le spire, abbiamo messo 105 watt 105 110 watt e proviamo la funzione per abbiamo confermato che ci piaceva. Abbiamo detto che ci piaceva quel genere di tiro lì. Ecco, ah, prima di dire una cosa, ritorniamo un attimo. La sto, guardate comunque, sta da Dio. La box è bella. A me mi sono girate un po' le balle col fianchetto che ballava. Può capitare. Oh, a volte, non lo so, a volte le case vanno a immerdarsi. Cioè, se questa qua l'avessero fatta senza la possibilità di cambiare i fianchetti, nessuno diceva niente, no? Loro si sono voluti andare a immerdare in sta storia dei fianchetti per poi magari avere qualche fianchetto che, vabbè, ma queste sono, vabbè, queste sono cose. Se non ti capitava, se no, è capitato a me, insomma, vabbè, adesso drippaloschi un pochino e poi proviamo a vedere come si va. Va bene. Ragazzi, il DNA è un DNA. Il bello di sta roba qua è che non è una roba da smanettoni come il controllo della temperatura. Voi entrate in replay, quando vi piace un tiro lo salvate, poi torato. Poi ho detto, insomma, io non so se serve o non serve. Cioè, uno che è pratico, per uno che drippa ed è un po' pratico, boh. Cioè, voglio dire, quando sei... Però... non stecchi. Ho capito, non stecchi, però voglio dire, uno che è abituato a drippare, magari, secondo me è più utile alle persone che sono alle prime armi. Diciamo che te lo ricorda prima di steccare, sì, ti dà quella... Sì, che... ma no, cioè con questo non stecchi, il problema è che magari per chi ha le prime armi è più... Intanto vedete che il ratto continua a tirare, tira il ratto, vai in iperventilazione, tira, tira, dai, tira. Dai, tira, sei indecente, dai, ha steccato, la verità è che il replay non funziona, ha steccato, ma tiene duro, tiene duro, insomma, secondo me serve forse più per chi è alle prime armi, però per funzionare funziona, tira ratto, dai ancora, sto tirando, tira. Funziona, tira. Per adesso sta ancora funzionando. Adesso è ancora abbastanza liquido. Se per sbaglio il replay fallisce, Rattotti perde una tonsilla. Fa vedere? Allora, comunque il cotone è così. Non è asciutto. E allora tira. Ma diciamo che un altro tiro e poi devi... Normalmente ci starebbe. Normalmente adesso che l'hai scappocchiato... Sì, ecco. Normalmente. A questo punto drippi. Però Rattotti si immolerà per Rattotti noi. Rattotti no. Dai, vai. Dai, che sennò non finiamo più, già che sera è una cosa.
fa un po' meno vapore. Ragazzi, non è la magia, non è la magia. Cioè, sentite che cala, però è un calare molto dolce e il cotone non brucia. Cioè, non avvertite uno stacco netto. E lui, logicamente, lei svappa sempre meno. Svappa sempre meno, io sto tirando più o meno sempre. Sì, tiri da rattotti, di conseguenza se funziona con lui vuol dire che funziona, basta. Attenti, Ma non vedono niente. Vabbè, vedete. Cotone bianco, cotone molto bianco. E diventa ancora più bianco. E può diventare ancora più bianco. Beh, insomma, ragazzi, funziona. Funziona. Funziona e secondo me, ecco, per dire, uno che ha un tank e magari non è tanto bravo a mettere il cotone, cioè con questo qua non arrivi a steccare, dopo un po' ti accorgi che devi cambiare il cotone, non va, non svappa più, però non stecchi, insomma. Poi loro dicono il flavor perfetto, insomma, sì, lei dice, poi è vero, adesso se voi ridrippate lei ritorna subito a uno stile di come quando voi avete... Adesso asciutto, È asciutto, Oh. Adesso asciutto, ragazzi. Vai che ce ne sta un altro. Se ne sta, dai. Proviamo, ci sta. Tanto l'ho già provato, non stecchi. Va bene, dai, finiamola qua. Allora, replay funziona, la box è una gran bella box, come sempre invitiamo tutti a iscriversi al canale, a commentare, a condividere il video, ma salutiamo Sancetti. Ciao Sancetti, salutiamo Matteo. Ciao Matteo e niente, ci vediamo. Salutiamo tutti ragazzi. Ci vediamo la settimana prossima, però ci stava anche un altro tiro a Totti, non ti fidi del replay? No, mi sembra. Dai, la prova il cotone nuovo. Va bene, dai. Allora, ci vediamo la settimana prossima. No, ragazzi, mi raccomando, alla prossima.